On July 6th, the Foreign Affairs Commission. Il 6 luglio la Commissione Affari Esteri del Parlamento italiano ha tenuto un audit informale con Francesca Albanese, relatrice speciale per le Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. La Commissione era presieduta da Piero Fassino, un politico italiano appartenente al Partito Democratico. Dopo una breve introduzione in cui Fassino ha cercato di paragonare le violazioni israeliane del diritto internazionale alla mancanza di democrazia della leadership palestinese, la parola è stata passata a Francesca Albanese, la quale ha fatto riferimento alle risoluzioni dei legislatori italiani e ha fornito un resoconto sulla situazione nei territori palestinesi occupati da un punto di vista del diritto internazionale. Ma la realtà è quella di un'occupazione militare che dura da 55 anni e che si è vieppiù trasformata in un veicolo che sono in tanti a denunciare di colonizzazione. E parlo di colonizzazione facendo riferimento al significato giuridico del termine, cercando di, veramente di lasciare qualsiasi elemento ideologico fuori dalla discussione. Following her speech, Fassino took the floor again. Attacking Albanese. A seguito del suo intervento, Fassino ha ripreso la parola, attaccando l'albanese e accusandola di mancanza di imparzialità. Allora dico io qualche cosa. Io ho ascoltato la dottoressa Albanese, e naturalmente ne rispetto tutte le valutazioni. Mi permetto di dire, dottoressa, che però un rappresentante delle Nazioni Unite ha un dovere di maggiore terzietà di quello che lei ha espresso nel suo testo, che rispetto naturalmente, ma che ho trovato per molti aspetti una lettura unilaterale. Ma perché nel 48 non è stato lo Stato palestinese? Perché i palestinesi, i paesi arabi, non accettarono la spartizione del mandato britannico e scatenarono una guerra contro Israele. Non è che non è nato perché qualcuno, come dire, ha impedito che nascesse. È così. La storia è questa. Poi io dico questo. Credere di risolvere questa vicenda così complicata soltanto sulla base di principi di diritto e di legalità, che pure sono importanti, è una illusione astratta. Sì, certo che può, ma le ridico solo questo. Io ho letto, mi scusi, dottoressa, ancora una cosa. A conforto del mio intervento, io le cito delle sue frasi. Lei ha rilasciato un'intervista a Altra Economia in cui ha detto che un'occupazione richiede violenza e genera violenza e i palestinesi non hanno altro spazio per il dissenso che la violenza. Ma le pare un'affermazione che può fare un rapporteur delle Nazioni Unite? No, infatti non ho mai detto questa cosa. Come mai è scritta? Non l'ha smentita però lei. Probabilmente l'unica occasione che ho di difendermi dall'accusa di mancanza di terzietà, che rigetto fermamente. Non mi era stata ancora mai mossa, se non da gruppi estremisti, l'accusa di mancanza di terzietà. Quindi ho deciso di non soffermarmi sul modo indecoroso in cui mi è stata rivolta questa accusa.